E ritorniamo dopo la parentesi della marcia della salute, quindi non abbiamo fatto la trasmissione solita col parere del Gorla, ma abbiamo sfilato insieme al Gorla e a tutti gli altri amici promotori della marcia. Torniamo a fare quindi questo è il parere del Gorla, quindi questa punta tazza, come diceva qualcuno, si fa mentre in città ci si mormora ancora per quanto riguarda i 5 Stelle e la loro organizzazione, si mormora tanto per il discorso della salute, dell'ambiente, mentre alla Dispoli in 2 anni sono arrivato al 70% di differenziata, qui abbiamo fatto intanto un manifesto, adesso il momento è quello diciamo da metà luglio, ha detto stamattina Flocker in un'intervista a noi, il mercato va a Pasqua, però se sa di quale anno, e queste sono... E sempre con l'uovo di Pasqua ci ha dichiarato Tidei in un'altra intervista, Tidei ci ha dichiarato in un'altra intervista, ci ha dato un tempo, ci ha dato, perché io gli ho chiesto, ma sto governo, visto che la gente non è contenta dei 5 Stelle, a parte che si può togliere nel momento in cui qualcuno firmasse una dimissione, però qui siamo alla fantascienza pura. Cioè, però tecnicamente, dice, tecnicamente se non viene approvato il bilancio, il commissario scioglie il consiglio. E questo accade entro il 30 marzo, che è Pasqua. Quindi, st'uovo di Pasqua, lo pieremo o non lo pieremo? No, l'uovo di Pasqua lo prendiamo, perché Pasqua è poco prima del 30. E dopo lì dentro ci troviamo la sorpresa. Per cui io, onestamente, quello che dice Tidei lo prenderei, vabbè, lo prenderei sempre come, perché poi, vabbè, lui è il come, gran come. burbone Vabbè, della chiaro politica, meno i tempi che. saprà. Sì, no, 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 è chiaro, ma scusa, ma ancora noi siamo al preventivo, non è che siamo al consuntivo. Ma il preventivo Consuntivo se non c'è, viene approvato questo di appunto, adesso, è mezzo quello, marzo noi, serve. entro marzo, è quello che è il preventivo del 2015, per il 2000, le spese del 2015, non è che è il preventivo nuovo No, perché poi ci dovrà fare quello nuovo. quello Quello nuovo nuovo si ce lo spiega Gigi, quello nuovo si ce lo fa. spiega Gigi, ce lo spiega come lo faranno. Perché 6-7 milioni gli dovremmo ridare. 7, 5, 7-5 ne 12, quello fa abbiamo. 14. Tombola, Però diceva quello. c'è sempre il problema che a febbraio ripropongono un'altra volta quel famoso Sì, bando. ma è finito, è dicembre il problema. Vabbè, a parte tutto, io penso che chiuderanno il bilancio perché comunque con la diatriba tra Enel e la giunta del fatto di passare al Consiglio Comunale, ricordate che la variazione di bilancio si può fare fino a dicembre prossimo, quindi hanno tutto il tempo poi di andare al Consiglio Comunale e approvare. Quindi quei 7 milioni intanto il Comune li ha incassati, no? Poi è la spesa. Poi l'ingegnere dell'Enel, l'Enel stessa dirà me le devi ridare, ti porto in tribunale. Quindi andiamo in tribunale, per come funziona il tribunale, cioè, questi problemi sinceramente. No, la cosa che a me mi colpisce di questo fatto è che eravamo noi città a dover portare l'Enel in tribunale e ci siamo ritrovati, come c'era Saro, l'Enel ci porta al tribunale. Quindi io questa la trovo una cosa. Cioè, scusate, io innanzitutto perché non ho parlato dopo la manifestazione, sono uno degli organizzatori, sono l'unico che non ha parlato perché tutti hanno lanciato cappelli e sombreri. Io voglio dire una cosa da organizzatore storico, vorrei innanzitutto ringraziare la gente, perché di venerdì i ragazzi, le persone, c'era anche tanta gente, ho visto anche tanti disabili con la carrozzella, quindi mi ha fatto molto piacere che la manifestazione sia stata il doppio di tutte le altre volte che organizziamo con Cozzolino, con Manuedda, con loro, con il famoso forum ambientalista e Foretti in generale. Quindi la risposta c'è stata, vuol dire che ancora la gente ci tiene a questo fatto ambientale. Quindi la prima cosa è da ringraziare senza mettere cappello nessuno, è i civitavecchiesi. Certo che se eravamo in 10.000 era meglio, tanto, però iniziamo dall'ultima volta da 400. Ma c'è Eravamo... voluto Io sinceramente per le mie esperienze eravamo sui 700-800 persone, il doppio dell'altra manifestazione. E l'ho notato perché alle 9 della mattina già era tutto pieno. Roberto si ricorda, nell'altra manifestazione fino alle 9:15 c'erano 20 persone, infatti c'era sempre la paura, poi venivano, insomma, però stavolta è stato tanto anche grazie all'aiuto degli studenti insomma, che hanno partecipato in massa. Quindi
Quindi dopo detto questo, che ringrazio tutte le persone per la manifestazione e spero di poter continuare a fare altre forme di protesta, per quanto riguarda il bilancio, caro Pietro, va in fascia protetta, perché il bilancio è come la pelle dei coglione, si allunga e si accorcia. Quindi non è quello il problema. Il problema è che sono 2 anni che questa amministrazione, sinceramente, mi sembra che gioca col boomerang. Lancia e gli ritorna in mezzo ai denti. Sono tutte le cose, sincere. Ed è già poi finiscono. Per quanto riguarda poi, io ormai non ascolto più Pietro di Dei, ma da molto tempo sinceramente, però perché è inutile ascoltarlo. Ho visto anche nel filmato che era venuto alla manifestazione, all'ultimo si è presentato, no? Perché quando io sono arrivato lì al comune con la marcia, a un certo punto, ho detto anche in un'intervista, ho detto mo adesso con chi protestiamo? Perché mi sono girato, tutti coloro negli ultimi 20 anni stavano sfilando insieme a noi. Quindi ho detto, porca miseria, con chi vado a protestare? Perché sinceramente se tutti siamo qui, tutti siamo d'accordo dell'inquinamento, abbiamo la più alta percentuale di tumori, siamo tutti qui a protestare, chi è che deve fare le cose? Le dovrebbe fare il nostro caro assessore Manuedda, che non lo so, in questi 19 mesi qualche morbo, qualche cosa, non so, senilità, qualche malattia strana gli si è presa, perché sinceramente fatto ben poco in tutte le situazioni. Comunque, caro Pietro, la speranza è l'ultima a morire, come diceva quello, quindi noi continueremo a marciare e mi dispiace che il sindaco Cozzolino non ci ha concesso alla fine della manifestazione l'aula Pucci, perché volevo portare i ragazzi a un dibattito, sarebbe stato istruttivo e anche divertente, ma visto che sai, Fumogine, quell'area lì lui si è terrorizzato, io mi ricordo di Dei, Cellerini, cose, è sceso in mezzo alla gente senza problema, perché si protesta, si dice buffone, ma nessuno ha marciato le mani in questa città, ma magari, diceva qui, ma magari tipo i tempi di... Tipo ai tempi della Pallanuoto quando venirono la squadra di Franco, vi ricordate? Le San Pietrini volarono. Florenzia. Comunque, io penso che in questi 3 mesi sapremo di che morte si muore. Dici? Una battuta, però che qui se voglia l'inquinamento lo sappiamo, quindi bisogna capire quanti e come, ci dice l'11% più il 30%, però sto gratta e vince, speriamo che lo vinca qualcun altro. Visto che quello buono non abbiamo mai vinto, pure questo facciamo vincere a qualcun altro. Però la cosa più importante, volevo puntualizzare sulla marcia, noi l'abbiamo titolato martedì, marcia per la salute, la battaglia è iniziata, cioè non è quello che abbiamo finito lì, quello è il punto di partenza. Infatti siamo rimasti che praticamente ci dobbiamo rivedere. Molto probabilmente faremo qualche altra manifestazione subito a ridosso prima della Pasqua e poi dovremmo tenere sempre sott'occhio questi ragazzi, cioè sott'occhio, portare, attirare questi ragazzi, perché è stata l'unica nota positiva che io ho visto in questa manifestazione. Non me ne vogliono perché io purtroppo sono all'antica, purtroppo anche l'età che mi... Io so che quando si fa una... Certo, porca miseria, rimettetemi sui 1.000 lire, per carità. Quello che voglio dire, quando si fa una manifestazione, si chiama proprio manifestazione per manifestare. Ora, è chiaro che noi veniamo lì, sì, si potranno dire insulti, si potranno dire battute, si possono dire quello che gli pare, però dopo ci deve essere uno scontro, un incontro e capire quelle che sono le tematiche da affrontare e come si vogliono affrontare. Quindi sarebbe, se ci avesse aperto l'aula Pucci, i giovani avrebbero capito un pochettino di più di quello che stiamo parlando, avrebbero detto la loro e avremmo capito pure noi, perché poi c'è stato pure un piccolo battibecco, se tu ricordi, Pierluigi, tra Giancarlo Peris e quel ragazzo che diceva andiamo a occupare perché voi non ci fidiamo più delle promesse. Ma quelle... No, ma di quello proprio non ne voglio parlare perché pare che uno poi... No. Perché giustamente questo ragazzo poi addirittura volevano entrare nell'aula Pucci, volevano poi occupare l'aula Pucci e grazie al
buonsenso di Roberto Melchiorri, che ha saputo trattenere, eccetera, con un discorso abbastanza logico. Però ora non dobbiamo perderci di vista di questi ragazzi. Okay? Ora però voglio dire una cosa nuova, che molto probabilmente molti di voi non sanno. L'ennesima trovata del, come lo chiami tu, il Pipo, il Bibo? 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 Allora, tu sai benissimo che al mercato adesso c'è un gran casino. Scusate, tanto abbiamo detto che possiamo... No, mo c'è un gran casino perché lui vuole che le tende... Forse sono io. Il grande Trino, assessore Trino di Civitavecchia. Mattanelli. Allora, lui vuole che i banchi siano coperti da delle tende e che sporgano una ventina di centimetri. Li ha autorizzati a metterli, dice non vi preoccupate per la paesaggistica, ci pensiamo tutto noi. Adesso le devono rilevare perché gli è arrivata l'ingiunzione. Questa la sapevate? È nove, vedi che vuol dire ogni tanto incontrarci qui dal Gorla dietro un bicchiere di vino e uno di grappa che poi viene fuori tutta la verità? Secondo me la tenda, che giustamente deve essere inclinata, non avendo la giusta, altezza, poi chi è molto alto ci sbatte in fronte e quindi è un pericolo. E quindi dovevano dare l'altezza e questa è la situazione. Io però farei un attimo di pubblicità e passerei a un altro argomento. Abbandonerei per oggi solo, perché poi sulla marcia delle manifestazioni anti-inquinamento ne dovremmo fare una all'ora, iosa e tutto iosa. Andiamo invece a vedere qualche altra cosina della città, cioè sappiamo del problema porto, sappiamo di questo problema bilancio e soprattutto di questa differenziata. Perché Floccari oggi chiamato e ci ha detto, tanto poi lo vedranno tutti i nostri spettatori perché l'intervista l'abbiamo fatta, devo dire che è stato molto disponibile, perché al contrario di qualcun altro che fugge e si rifiuta al telefono per gli appuntamenti da mese a mese, stiamo parlando che se andiamo da Papa Francesco probabilmente una settimana ci riceve, però diciamo ognuno ha il suo modo, noi stiamo sempre lì e come i saggi cinesi ci mettiamo sulla riva del fiume e prima o dopo qualche cadavere passa. Perché chi non vuole parlare poi può essere che non parla più, quindi poi alla fine vedremo. Ci ha detto che la differenziata ormai è alla fase finale, allo studio per come fare, ci sarà la fase pubblicitaria. Fase pubblicitaria è a luglio, nella seconda metà dell'anno, quindi dal 1 luglio, massimo 1 agosto, dovrebbe partire. Io gli ho fatto presente che senza troppe enfasi alla Dispoli, in 2 anni, quindi da quando loro sono adesso, sono arrivati al 70%. E adesso i cittadini iniziano forse a risparmiare. Qui, boh! Allora, il fatto della differenziata, qui Civitavecchia penso sia il comune più disastroso in tutto il Lazio. Dovremmo prendere esempio dei comuni limitrofi, per quanto siano più piccoli, però comunque io mi ricordo che un buon lavoro lo iniziò Leonardo Roscioni, all'epoca assessore all'ambiente, tant'è che al San Pio insomma, era iniziata la differenziata. Il problema è stato anche nel momento del Conti Dei, perché l'allora assessore all'ambiente, la dottoressa Roberta Galletta, quella che organizza il carnevale, all'epoca assessore all'ambiente, nel carnevale, che sta, io invito la cittadinanza a partecipare perché... No, speriamo ci faranno sapere, io lo so perché mia figlia...
Ho mia figlia che sta con tutta la scuola, mia figlia sta organizzando, faranno una bella cosa perché le mamme si stanno dando da fare. Non è merito della seggioletta, ma bensì delle mamme e dei genitori che la gente per vestiti e cose e famo la festa proprio, sai, per i figli si fa questo e altro. È il 7 mi sembra che sia, non so di preciso. Però stavo dicendo che il finanziamento della differenziata c'era e stava nel cassetto dell'assessore Roberta Galletta. È la verità. E lei se ne è dimenticata. Mi ricordo quel periodo che passava qui da mia pizzeria, no? Perché io dicevo, ma dove vai di sera? Dicevo, vado a vedere se i cassettoni sono vuoti. E detto, insomma, ma ce ne saranno altri problemi, insomma, tu vai a vedere con la bicicletta, ma fu un periodo molto divertente. E comunque sappiamo che purtroppo come assessore all'ambiente la dottoressa Galletta è stata disastrosa e poco, disastrosa e poco. E comunque all'epoca avevamo anche insistito, è stata rimossa, sì, avevamo anche insistito, ma per il fatto dell'AIA, vabbè, rimossa no, vabbè, è stato un ectoplasma per 6 mesi, però a quell'epoca ci impegniamo come comitato per tutti quanti, anche io prestando di idee e soprattutto pure Luciani per far mettere Manuedda al fianco di Roberta Galletta come articolo 90, perché Alessandro comunque le cose le sa. Poi, che le fa non lo so, ma le sa sicuro. Questo passaggio è importante, l'articolo 90 prende soldi. Sì, beh, che c'è, è normale. No, no, all'epoca si prende sempre, no. Comunque poi si è dimesso. Scusami, io non so il discorso, perché io faccio sta cosa e se per il meglio la pubblicità la faccio, ma lavoro, no? Quindi lì invece uno è pagato per fare, dovrebbe lavorare 8 ore solo per questo. Come il suo lavoro principale, poi fa politica e fa tutto il resto. Ti spiego perché lui era stato messo lì prettamente. Sì, di idee. L'articolo 90 era Conti Idee di Alessandro. Era stato messo lì dai comitati perché era in vista il rinnovo dell'AIA. Quindi mi ricordo che ancora non era l'articolo 90, quando Tide venne al no discarica del Lumiere con Emiliano Stefanini su Alle Terme. E c'era il fatto del mega digestore su Allumiera, lo spizzicatore. E mi ricordo che Tide salì sopra e urlava le 37 criticità che Enzi le ricorda, no? Che poi la maggior parte erano benzegole, però ce n'erano 3-4 che erano molto pesanti per l'Enel, di cui quella, che Tide insiste sempre a dire, nessuno io l'ha fatto mai notare, che Enel bruciava 900.000 tonnellate di carbone in più abusivamente. E lui ha detto, io ho solamente legalizzato un abuso, facendosi pagare, mentre era il momento opportuno di prendere l'Enel per l'orecchio e ha detto no, mo ti chiudo perché stai facendo le cose illegali. Del resto, se un commerciante fa una cosa illegale, ne fanno chiudere, cioè, è questo. E quindi noi spingevo per fare Alessandro articolo 90, che è stato lì, non so, 4-5 mesi, insomma. Poi si dimise 2 mesi prima dell'AIA, si è capito perché, e lui disse, prima per motivi personali e poi perché il suo amico del cuore, che è Pantanelli, faceva la lotta dura alla Marina, che era abusiva e doveva essere rasa al suolo, e denunciato coloro che hanno fatto questi abusi alla Corte dei Conti, no? Perché la Corte dei Conti è un ente che oggi faccia la denuncia e domani paghi. Stiamo ancora aspettando Poggiolini, sono passati 40 anni. Quindi lui voleva radere al suolo la Marina, a parte c'è riuscito quest'estate, quei giostri carci in culo, c'è già la Corte dei Conti. E comunque, cosa altra strana, che non si riesce a fare, cioè abbiamo quei locali tombati, che comunque per il popolo, se è per il popolo, per me non c'è abusivismo e non c'è passaggistica, se è per il popolo, lui ci faccio i bagni per i disabili che non ce l'abbiamo al viale, non ci abbiamo proprio i bagni. Proprio un turista, un punto... In quei locali un punto per la Croce Rossa quando ci sono gli eventi. Tutte le città d'Italia, nei posti di ritrovo, ci sono i bagni pubblici. Lavorano almeno 2 persone e oltretutto non si sporca la città, perché gli esercizi commerciali sono un po' giustamente resti a far fare la pipì a tutti. E quando scappa, scappa. È tutta una latrina a determinate ore del giorno e della notte. Comunque, latrina. Nonostante tutto, io credo ancora che se continuano in questo passo, io penso che ci sarà l'insurrezione, perché siamo proprio arrivati al limite della tollerabilità in tutto e per tutto.
soprattutto la loro spocchia, vedere su Facebook l'assessore che si fa le foto, i selfie con la bocca di culo così, perché questa, come mi dice sempre il mio collega, lui si definisce collega, Andrea, il pizzettaro di Via Leopoli, no? Che dice sempre il pizzettaro del Faro, lui dice che qui c'è tutta l'opposizione. In Via Leopoli c'è la pizzeria. Okay. E dice qui, e lui gli potrei dire benissimo, tu c'hai la pizzeria. C'hai pizze. Quindi abbiamo due lati, uno a monte e uno a... Allora guadagna poco. No, no. Allora c'hai pizze quelle col sugo, c'hai pizze quelle di celluloide, manca la terza pizza. E quello mi sarei stappiato a forza di esposti, che poi Andrea è un bravo ragazzo, che però non capisco che è successo ultimamente, sta sbarvolando, capita, no? Sì, no, vabbè, fa certe, per esempio, la lotta fatta contro, io lì l'ho bannato, lo dico pubblicamente, l'ho tolto, perché quando uno ha fatto tante lotte con me personalmente, attaccando anche i manifesti e così, per la marcia della salute, organizzo la marcia della salute, lui me la denigra su Facebook, dice tutti i colori, e poi si presenta il suo sindaco con la fascia tricolore e tutta la giunta, io per me, se doveva mettere un secchio di cenere in testa e rinunciare alla delega. Rinunciare alla delega, sennò sei un quacquaraquà. La delega solo in Italia, solo al Comune di Cecchia, all'attuazione del programma TV, su Sorrisi e Canzoni TV. Perché lui fa. Non di più. C'ha la delega all'attuazione del programma, che significa, non lo so, come abbiamo articoli 90 al decoro urbano, cioè uno quando gira per la città dice strappaglia la delega, alcuni perché articolo 90 al decoro. Mi piace i soldi, perché. No. L'articolo 90 va dai 15.000 ai 30.000 euro l'anno. Visto che il sindaco ha detto che politicamente, no, uscite fuori la politica dal carnevale, si è rifatto il carnevale, è uscito fuori questi vecchi, io vorrei dire, mi sembra che anche la dottoressa Galletta dovrebbe cacciare i soldi sul fatto del salario accessorio, no? E perché organizza il carnevale? Perché qui ci ha messo da parte i soldi. No, io questo non lo so, perché la trovo, quella l'ho trovata proprio una cosa da ridere, sinceramente, perché andrà a finire tutte Carallucci e vino. Sicuro, non solo, io sono anche sicuro che Civitavecchia, quindi i cittadini, pagheranno oltre 1 milione di euro di spese. No, voglio ricordare al sindaco, quando io mi bisticciavo con la Galletta sul fatto dell'aria e tutte queste cose, lui a me mi disse, è una risorsa di questa città, auguri Cozzolì, auguri, con tutto il cuore. Pubblicitaria e poi parliamo a una cosa un po' più semplice, sì. Discorso che stava facendo Gigi, e che praticamente questa si è dimenticata, o perlomeno fa finta di ricordarsi che è stata assessore all'ambiente e segretaria del PD. Poi, vabbè, quello che è successo nel partito sono cose personali loro che io non sono tenuto a sapere, neanche le voglio sapere, e che si sapranno. Ma il problema grosso che lei continua a dire che Dell'Aia non sapeva niente è un po' una falsità, perché lei ha detto si è pentita, a marzo si è dimessa, eccetera. Uno che dice che non sa niente di ambiente e di una convenzione con l'Enel e fa l'assessore all'ambiente, c'è qualche problema di comprendonio, perché se faccio l'assessore e non so niente, non lo posso fare. Cioè, se so qualcosa la dovrei denunciare, appunto, di sicuro. Appunto, siccome denunce non sono state fatte, né prima e né tantomeno dopo, e poi a me pare,
se non vado errato, perché l'età purtroppo, io poi ho avuto pure la meningite, come dicono tanti, quindi potrei pure dimenticare qualcosa, oppure a dire a sproposito, lei ha sempre detto che quella che avevano filmato era un capolavoro, che Tidei era il miglior sindaco. La migliore aia e il miglior sindaco. Ragazzi, questo è vergognoso per un assessore che poi va dicendo a destra e a sinistra che lei dell'aia non sapeva niente. Grazie allora. A Dio, però, in questi ultimi tempi, ultimi anni, ultimi mesi, il web impazza. Quindi quello che viene detto e scordato a parole, oggi invece ci sono le riprese che rimangono a vita per tutto il mondo. Allora, chiudiamo un attimo qui perché sennò diventiamo troppo pesanti su questa cosa. Ricordiamo che i marciatori, quelli veri, sono pronti a continuare a marciare e prima o dopo saranno talmente incazzati che faranno anche qualche altra cosa se nulla viene fatto. E parliamo delle cose più semplici. Cioè, del carnevale abbiamo detto, noi abbiamo da dire ai nostri ascoltatori che è il carnevale. Invitiamo la popolazione a partecipare perché so il sacrificio, e anche mia moglie che lavora veramente 18 ore al giorno si sta impegnando per la scuola lì all'Oliveto. È una festa dei bimbi e in questa città martoriata forse un paio di domeniche di gioia se i ragazzini diamo da perché sennò le stiamo ammazzando. Spieghiamo almeno due uscite, perché sennò tutto sto lavoro. Vabbè, c'è il giovedì, il sabato, il martedì. Quando la città festeggia io sono contento, meno con la Sarto Saraceno perché è una sconfitta, io non festeggio lì. Però quando il carnevale, queste feste, io sono favorevole, perché so il sacrificio dei genitori, credetemi, il sacrificio che stanno facendo per farlo. Con la Sarto Saraceno, perché gli saraceni impalavano, e a noi ci piace prenderlo proprio lì. Invece noi salutiamo il nostro amico Posocco, che è fuori per impegni di lavoro, che però lui ci ha annunciato la sua profezia che a febbraio avremo un problema di monnezza con la discarica, però ce lo dirà lui. Noi comunque con lui stiamo alla riorganizzazione di questo ballo della scopa che rimandiamo alla prossima settimana quando troveremo la data, che non dobbiamo andare né contro il carnevale né contro le altre cose né contro le partite e né creare problemi. Quindi io credo che si potrebbe trovare una data, perché è un po' più in là, quella della pentolaccia, che è ammessa anche dalle religioni tutte, cioè questa festa di metà quaresima, perché Pasqua finisce adesso, se c'è la sfilata a carnevale diciamo che c'è una sovrapposizione, quindi diciamo come data potremmo trovare quella, andremo a verificare gli impegni nazionali di coppe e altre cose, perché non si può fare durante un'altra manifestazione che è tipica italiana, siamo condizionati. Dove basta una partita che si blocca tutto. Si blocca tutta Ciglia, che quello è vero, quello è vero. Ho visto anche ieri sera con la Coppa Italia, è vergognoso però sta cosa. Sì, però ci girava un'anima, cioè quando c'è una partita di calcio non gira una persona. È troppo vergognosa sta cosa, perché insomma, e basta, no? Pensiamo un pochetto alle cose un po' più importanti, pure perché 12 milioni di piattotti. Poi leggi e vieni a sapere che Buffon faceva scommesse... E ne dico, e dico nei giornali, scusa. No, sono problemi loro, chi ha fatto ne pagherà, se lo scoprono. Ma il problema non è solo il calcio, il problema se c'è l'evento vatta a pesca vale quello. E c'è anche la scusa per fare casino. Una volta si giocava la domenica, esempio mio, ho giocato in Serie C, se giocava la domenica alle 2:30 del pomeriggio, quindi è giusto che la città si fermava, l'Italia si fermava, ognuno per la sua squadra. Adesso si gioca ogni due giorni. Cioè ogni di giorni c'è... Tutti e quattro giorni perché c'è quattro giorni a cioè, doppio posticipo e la giornata. E quando uno la cosa c'è un'overdose, decade pure, cioè ormai allo stadio non ci va più nessuno. Tutte quelle televisioni, le cose, cioè è finito, il calcio non è questo, perché per fare una partita di calcio c'è bisogno pure di una preparazione atletica. Questo è il mister Roberto Perchiero, ci faceva correre, sapesse quanto correvamo. Era così. Adesso come fai ogni due giorni a fare una partita a quei livelli? Perché lì corrono, insomma, nel senso sono atleti, dovrebbero essere atleti. Però come si fa? È come l'NBA di basket, io sono un po' più ferrato del calcio, però l'NBA il calciatore si prepara da solo, il cestista. Per cui quando c'è il campionato che gioca ogni due giorni, non si allena mai, fa solo qualche fondamentale di tiro, ma lui si è già allenato col suo preparatore. Nel calcio invece questa cosa ancora non esiste ed è diventata un ibrido. E poi abbiamo i tanti infortuni, perché poi giustamente succede questo.
Comunque, detto questo, noi non possiamo fermare il calcio, così per il momento possiamo fermare la caccia. Possiamo manco fermare la centrale. Magari, non so, ci si riesce. Viva tutto lo sport, perché comunque fa bene a tutti, possibilmente se lo fate. Arrivederci a tutti, alla prossima.